Un saluto da Gianluca Pota, ci troviamo a Capua e stiamo assistendo da qualche ora alla piena del fiume Volturno, che ha creato in queste ore non pochi grattacapi. Il livello idrometrico dell'acqua, cioè l'altezza dell'acqua, è superiore ancora agli 8 metri, in leggero calo rispetto a ieri sera. Stamattina, come potete vedere anche adesso, c'è il sole, però all'orizzonte ci sono delle nuvole che minacciano ulteriore pioggia. Qui stiamo vedendo un po' la situazione attuale. Come vedete, il livello dell'acqua è molto alto, si sono creati degli allagamenti. Il ponte cosiddetto di Annibale a Ponte Latone è stato chiuso da ieri sera, ancora non ha riaperto. Il consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno ha parlato di una piena eccezionale, e si parla ancora, tra l'altro, che questa piena sarà costante o addirittura in crescita anche nelle prossime ore, nelle quali si prevede pioggia. Questa è la situazione attuale a Capua. Dicevo delle difficoltà nella circolazione, perché la piena del Volturno ha portato anche delle esondazioni. Una zona di Capua si è allagata, anche disagi anche a Trifrisco, nella frazione di Bellona, in queste ore disagi anche sul tratto autostradale Cassino-Capua. Questa è un po' la situazione attuale ad oggi, ore 14:05, da Capua, e come vedete il fiume presenta un livello idrometrico ancora superiore agli 8 metri. Il ponte qui, come potete vedere, non è stato chiuso, anche perché il livello in questa zona non raggiunge proporzioni tali da prevedere una esondazione, però è chiaro che la situazione viene costantemente monitorata. Noi ci facciamo largo tra le piante, però insomma la situazione è abbastanza chiara. Il livello del fiume è cresciuto, ed è cresciuto notevolmente. Le scuole sono state chiuse anche oggi, naturalmente opportunamente, da parte del sindaco Villani, che sta aggiornando in tempo reale la popolazione di Capua. Noi vi aggiorneremo come sempre.